che grazie a lui, sottolinea il Presidente della Camera, Nilde Iolti, la Sicilia è diventata una grande questione nazionale. Il Presidente del Senato Spadolini ricorda che Sciascia, come pochi, incarnò i valori della cultura e della tradizione illuminista, congiungendo le sue doti di scrittore con una costante passione e dedizione alla comunità. I servizi. Beh, ho in mente di scrivere tanti, ma non c'è tempo. Si ha sempre meno tempo ormai. Più si invecchia, meno tempo si ha. È morto stamattina alle 7:30 nella sua casa di Palermo. Chi gli era accanto racconta che è stato lucidissimo sino all'ultimo respiro. Non poteva che morire così Leonardo Sciascia, ancora lucido e consapevole, lui che tutta la sua vita aveva improntato alla disperata ricerca della lucidità. La sigaretta sempre in bocca, lo sguardo pieno di intelligenza perché pieno di ironia, Sciascia era nato 68 anni fa a Racalmuto, un piccolo comune nella terra delle Zolfare e di Pirandello. Ci tornerà mercoledì per essere seppellito. Da 6 mesi gli avevano diagnosticato una malattia del sangue, conosciuta come malattia delle posizioni di catene leggere, simile ad un mieloma. Lo disturbava più di tutto però un calo della vista che negli ultimi tempi impediva la sua attività preferita, la lettura. E con grandissima difficoltà aveva scritto il suo ultimo libro, Una storia semplice, in libreria a giorni. Lo aveva pensato tutto in clinica a Milano e scritto in poche settimane, con estrema fatica, alla fine di settembre. Costretto alla dialisi, alla semi-immobilità, parlava della malattia come qualcosa di estraneo da sé, anche se era perfettamente consapevole dell'esito che avrebbe avuto. Consapevolezza e pessimismo, due caratteristiche che assieme all'altissima qualità della scrittura hanno fatto di Sciascia uno dei massimi scrittori del secondo Novecento. E adesso vediamo una scheda, un profilo dello scrittore scomparso, Melo Freni. Nel prossimo gennaio Leonardo Sciascia avrebbe compiuto 69 anni. Era nato a Racalmuto, un paese interno della provincia di Agrigento, dove era cresciuto in casa delle zie, alle quali riconosceva il merito di quel rigore di osservazione e di giudizio che accompagnarono e caratterizzarono il suo impegno civile e di scrittore. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale e successivi lavorò al Consorzio Agrario di Caltanissetta, fece il maestro elementare, ma, quello che più importa, si formò letterariamente attraverso i contatti italiani ed europei della casa editrice Salvatore Sciascia a Caltanissetta, per la quale cominciò a dirigere importanti collane. Non a caso uscirono da Caltanissetta le prime poesie di Pierpaolo Pasolini e le prime traduzioni della letteratura mitteleuropea. A Caltanissetta aveva studiato Leonardo Sciascia, senza mai dimenticare le lezioni di italiano di Vitaliano Brancati e l'impegno politico di Napoleone Colajanni. Il primo libro di Sciascia è di poesia, Le favole della dittatura, 1950, seguito da La Sicilia e il suo cuore del 1952. Ma la sua vocazione era la cronaca in forma di saggio, era la ricerca storica per una saggistica in forma di racconto. E sotto questo segno uscirono dal 1956 al 1964 Le parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia, Il giorno della civetta, Il consiglio di Egitto, La morte dell'inquisitore. Scenario di tutto, un universo a queste pagine riconducibile. La Sicilia, con i suoi umori e le sue rabbie, con le sue contraddizioni e le sue lucide follie. Situazioni che continuavano il paradosso dell'universo pirandelliano sul quale si era pur soffermato con attento acume scrivendo Pirandello e la Sicilia e La corda pazza. Amava Manzoni, sin da bambino leggeva tutto Simenon, ma il suo riferimento letterario nell'indagine e nello stile essenzialmente era Stendhal. In effetti io credo, almeno per me, il fascino che esercita Stendhal sia dovuto a quell'insieme di razionalità e di passione che nel suo libro, che nei suoi libri si equilibrano. L'indagine, dunque, è la dichiarazione aperta di una razionalità rivolta a qualcosa di più dell'indagine, all'Inquisizione. I fatti di Ungheria e dei paesi socialisti stretti sotto la morsa del comunismo non gli piacquero. E trasse spunto da un'antica storia di privilegi siciliani per dedicare ad Aleksandr Dubček la recitazione della controversia liparitana. E quindi altri affondi, altre inquietudini, espresse con gli atti relativi alla morte di Raymond Roussel, il contesto, Todomodo, la scomparsa di Ettore Majorana, dalla parte degli infedeli, col culmine molto significativo e angosciante dell'affare Moro. Il mondo di Leonardo Sciascia era quella dell'utopia del Candido di Voltaire, e a Candido dedicò Un sogno fatto in Sicilia nel 1977. Un sogno,
di fronte all'incalzare del fenomeno della mafia, dopo anni di accuse e di ammonimenti, si era sentito alquanto scoraggiato, ma non per questo prostrato. Direi che nell'ordine delle cose la mafia in questi ultimi anni ha avuto un incremento, uno sviluppo che direi addirittura sfuggente alle analisi che si possono fare. Pessimista? Sì, non poteva essere altro. E per questo aveva risposto con nero su nero nel 1977 con la lucidità della sua saggezza e della sua lungimiranza. E da qui l'ancora fresco di stampa, il calzolaio di Messina, l'ultimo grido di allarme perché la giustizia venga fatta solo ed esclusivamente dallo Stato. La mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei, della terribilità. La mafia si combatte col diritto. Ecco, è collegato con noi dagli studi di Milano lo scrittore Vincenzo Consolo, amico di Sciascia, lo frequentava da oltre 30 anni. Ecco, gli aspetti che vorremmo adesso cercare un po' di mettere ulteriormente meglio a fuoco sono stati già accennati nella scheda che avete visto, diciamo l'aspetto letterario e l'impegno civile e politico di Leonardo Sciascia. Ecco, Consolo, innanzitutto, il merito letterario principale di Sciascia, il merito per il quale resterà nella storia della letteratura italiana. Ma io credo che sia senz'altro quello che lui ha attribuito a Stendhal, la ragione e la passione. Era un uomo naturalmente dotato del dono dello scrivere, ma lui sentiva lo scrivere proprio come una lotta contro la realtà. Una lotta contro la realtà e una lotta anche contro se stesso, continuamente tentato dalla voglia di deporre la penna di fronte alla offesa della realtà nei confronti dell'uomo. E io credo che non si possa spiegare uno scrittore come Sciascia, del resto come non si possa spiegare Pirandello, senza una realtà prettamente siciliana che è la realtà dello Zolfo. In Sicilia, nel mondo dello Zolfo, è avvenuta una grande rivoluzione culturale, cioè si è passate da quel mondo di immobilismo, di rassegnazione, del fato del destino verghiano, al mondo dell'operaio, degli zolfatari che hanno cercato in tutti i modi, se non volevano disgregarsi, annientarsi e disperarsi, conquistare la ragione e lottare per la trasformazione di questa realtà. Sciascia era nipote e figlio di zolfataro, Pirandello era figlio di un proprietario di zolfari, quindi io credo che la visione del mondo da parte di questi due grandi scrittori venga da una parte dalla superficie della miniera, da parte di Pirandello, da parte di Sciascia dal profondo, dalle viscere della terra, dal profondo della miniera. Tornata alla luce, come Ciaula che scopre la luna, allora si accorge di questo mondo e cerca di lottare con lo strumento che ha a disposizione la scrittura per la trasformazione di questa realtà, di renderla più degna dell'uomo. Ecco, questa trasformazione, questa sicilianità che adesso lei sottolineava ci introduce al secondo aspetto, all'aspetto dell'impegno civile e politico di Sciascia, da qui che deriva poi questo suo impegno. Certo, l'impegno era contro le storture del consorzio civile, contro le imposture, la menzogna e soprattutto contro la violenza. Quindi il suo rovello contro la mafia, il suo rovello contro la giustizia che fosse sempre dentro il solco del diritto e qualsiasi altro tipo di violenza nei confronti dell'uomo, quindi i suoi libri di carattere storico che riguardavano l'Inquisizione. Quindi in lui c'era veramente questa lotta perché la dignità dell'uomo non fosse mai offesa. E Sciascia aveva poi di particolare la passione e il sentimento che lui sempre cercava di nascondere o di occultare con l'ironia. Era un uomo profondamente siciliano, profondamente mediterraneo. E credo che si possa accostare senz'altro a Pirandello, ma in Pirandello la visione della vita è eminentemente esistenziale, in Sciascia è eminentemente civile. C'è un titolo nella storia letteraria siciliana, e non solo siciliana ma italiana, che si chiama Conversazione in Sicilia di Vittorini. Io credo che tutti i libri di Sciascia siano una conversazione in Sicilia e una conversazione di tipo civile. Lui era sempre, la sua attenzione era nei confronti del consorzio umano, del consorzio civile, nei confronti della storia. Non parlava mai di se stesso, non parlava di problemi esistenziali, ma parlava appunto di temi civili e di temi umani. Ecco, questi temi però lo portavano ad avere anche una visione abbastanza pessimistica sulla sua Sicilia, sulla possibilità poi di sconfiggere realmente la mafia.
Questo perché, secondo lei? Certo, perché la realtà contribuiva ad essere pessimisti, ma come lui ha sottolineato ultimamente e come l'ha sottolineato Moravia nel contesto di una recensione al suo ultimo libro, questo lo scrivere in sciascia, in non deporre la pena, dimostrava che lui al pessimismo prevaleva anche la volontà di superare questo pessimismo. Grazie, consolo. I funerali dello scrittore si svolgeranno mercoledì mattina alle 12 a Racalmuto, il paese dell'Agrigentino dove Sciascia era nato e dove la salma sarà tumulata. Scrittore che come pochi ha saputo rivolgere alla realtà, alla vita, un occhio lucidamente indagatore, senza compiacimenti e senza remore, un occhio affondato dentro le cose. E cercatori di verità, investigatori, detective, sono stati i personaggi di tanti suoi libri, scritti secondo lo schema del giallo, del poliziesco, a sottolineare che l'esistenza umana deve essere indirizzata a scavare fra i fatti, a tentare di capire, anche se la verità tende a sfuggire e a perdersi nell'indecifrabile. Era pessimista Leonardo Sciascia, consapevole che la ricerca della verità è difficile e destinata spessissimo alla sconfitta. Pessimista ma non cupo, anzi lieve, capace di ironia e di arguzia, qualità che aveva messo al servizio di una vena letteraria votata alla polemica. Si potrebbe definirlo, se la parola non si fosse caricata nell'uso comune di significati negativi che non le sono propri, un moralista. Chi lo ha frainteso gli ha attaccato addosso l'etichetta di mafiologo, un'etichetta certamente riduttiva e che lo stesso Sciascia mal sopportava. Negli ultimi tempi, dopo le dure accuse che gli erano state rivolte per certe sue critiche a quelli che aveva definito professionisti dell'antimafia, di mafia era restio a parlare. I suoi libri più recenti, dalla strega e il capitano, al cavaliere la morte e il diavolo, da porte aperte a una storia semplice che uscirà postumo nei prossimi giorni da Adelphi, raccontavano altre storie. Sempre intrighi, sempre misteri però, sempre personaggi alle prese con insolubili enigmi come nel giorno della civetta, come in A ciascuno il suo. Aveva cominciato raccontando la Sicilia e la sicilitudine 33 anni fa con le parrocchie di Regalpetra, ma dell'isola e delle sue cose Sciascia si serviva come di uno scenario metaforico, rappresentativo di una condizione umana universale, quella del perenne scontro con nuovi interrogativi e con nuove domande all'inseguimento di una sfuggente certezza. Lungo questo impervio cammino, Sciascia era accompagnato da modelli amati, Manzoni, Stendhal, Voltaire, Pirandello, al quale aveva dedicato recentemente un originale saggio in forma di dizionario, alfabeto pirandelliano. E la sua scrittura, come quella dei suoi modelli, era essenziale, quasi scarnificata, apparentemente povera ma invece ricchissima di senso e di parole vere. La voce di Leonardo Sciascia si è spenta e mancherà il suo contributo di chiarezza, pacato e intelligente, ma a tratti anche provocatorio, nel vociare spesso confuso di un dibattito del quale fino a oggi è stato uno dei grandi protagonisti. C'è una copia. È morto Leonardo Sciascia, lo scrittore che più compiutamente ha saputo raccontare in questi anni le contraddizioni della Sicilia, l'intellettuale che con coraggio ha affermato i valori dell'autonomia del pensiero, una voce libera. Mercoledì i funerali nella sua Racalmuto. È morto Leonardo Sciascia, lo scrittore che in questi anni più compiutamente ha saputo raccontare la Sicilia, cogliendone le contraddizioni e cogliendone anche l'ansia di cambiamento. L'intellettuale che ha saputo affermare in ogni momento, in ogni circostanza, il suo forte impegno civile, legando insieme principi di libertà e di autonomia. Una voce importante, una voce a volte perfino scomoda. Leonardo Sciascia, dopo una lunga malattia, si è spento questa mattina nella sua abitazione di Palermo. Così come riservato era stato in vita, altrettanto discreta è stata la sua morte. Per tutta la mattinata in Viale Scaduto, dove lo scrittore abitava, è stato un via vai soprattutto di parenti o amici intimi. Pochissime le autorità ad ulteriore testimonianza di un rapporto sempre difficile con il potere. Leonardo Sciascia soffriva da tempo di una malattia del sangue che lo costringeva spessissimo alla dialisi. La crisi è sopraggiunta questa notte alle 5 e lo scrittore è morto attorno alle 7.30. Proprio ieri aveva visto per l'ultima volta un suo fraterno amico, il fotografo Ferdinando Scianna. Questa mattina, fra i primi a fare visita al feretro, è stata Elvira Sellerio, l'editore che con Sciascia collaborava da molti anni. Fra le poche autorità, il prefetto di Palermo, Mario Iovine. Attorno alle 11.30 la visita del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che proprio nei giorni scorsi aveva incontrato Sciascia. I funerali si svolgeranno a Racalmuto mercoledì prossimo.
Così ha deciso la famiglia per rispettare la volontà dello scrittore, che aveva chiesto di lasciare trascorrere almeno 48 ore prima della sepoltura. E numerose giungono intanto le testimonianze e i messaggi di cordoglio, fra i primi quelli dei presidenti del Senato e della Camera. Un grave lutto per la cultura italiana, dice Giovanni Spadolini, come pochi Sciascia seppe incarnare i valori della cultura e della tradizione illuministica. Per Nilde Iotti e Leonardo Sciascia seppe fondere un alto impegno civile con l'affermazione piena dell'autonomia dell'intellettuale. Per il presidente dei senatori del gruppo federalista ecologico europeo Spadaccia, Leonardo Sciascia ci ha insegnato il dovere di ubbidire sempre alla nostra coscienza, cosa che Sciascia ha fatto, aggiunge Spadaccia, in maniera esemplare. Lo ricordo come un mito, dice Giulio Einaudi, che per un quarto di secolo è stato il suo editore. Alla fine i suoi protagonisti escono sempre sconfitti, dalla morte o dal potere, che poi forse è la stessa cosa. Il capitano Bellodi, nel giorno della civetta, va via dalla Sicilia beffato dalla mafia. Aldo Moro viene sacrificato dalla ragion di Stato, il poliziotto del contesto finisce ucciso. Una galleria di sconfitte, di innocenti perseguitati e di investigatori risucchiati dagli ingranaggi del potere. Il romanzo tipo di Sciascia è un giallo, ma un giallo senza finale, senza colpevoli e soprattutto senza verità. Soltanto una volta Sciascia ha cambiato le carte in tavola. Succede nel suo ultimo libro, Una storia semplice, in libreria fra pochi giorni. Il protagonista, un poliziotto che arriva a scoprire un lembo di verità, ma nel finale il sipario si chiude di nuovo, la verità scompare sotto il peso del potere, o della mafia, che del potere è una delle facce. Illuminista in un secolo senza più certezze, Sciascia ha comunque giocato tutte le carte messe a disposizione dalla intelligenza per tentare di risolvere i grandi problemi della nostra società, i problemi della giustizia e quelli del rapporto con il potere, temi di fondo tutti racchiusi nella parabola siciliana che fa da sfondo a quasi tutti i suoi libri. La parola chiave la inventò lui stesso una decina di anni fa, la sicilitudine, una parola che racchiude quasi tutti i temi della sua narrativa, a cominciare dalle antinomie irrisolvibili tra libertà e potere, tra giustizia e ragion di Stato, tra verità e menzogna. Lo stesso genere preferito dallo scrittore, il giallo, rivela fino in fondo la sua ansia di verità, un'ansia che nelle sue pagine è sempre destinata a restare irrisolta. Da qui il pessimismo, da qui la decisione del testimone chiave che nel suo ultimo libro, La storia semplice, si rende conto della inutilità della sua testimonianza, visto che ormai la verità è stata decisa a priori dal questore. Dalla letteratura alla vita il personaggio Sciascia non cambia. Il suo impegno civile, la breve stagione politica segnata dalla disillusione finale, consigliere comunale delle file del PC e poi, qualche anno dopo, deputato in Parlamento con i radicali. E poi il suo rapporto con la malattia, che racconta chi è stato vicino fino all'ultimo, era particolare. Ne parlava quasi con distacco, come se si trattasse di una cosa estranea a se stesso, ma perfettamente consapevole dell'esito che la malattia avrebbe avuto e ha avuto. E poi il legame con la sua terra, Racalmuto, terra di Zolfare e di Pirandello, un rapporto intenso che lui stesso indicava come fonte di ispirazione di tutta la sua produzione letteraria, una produzione che per profondità di temi, qualità di scrittura e risonanze di una cultura quasi enciclopedica lo pone ai massimi livelli della narrativa del secondo Novecento. E adesso abbiamo alcuni fra i più significativi passaggi delle interviste che negli anni, ma tuttavia di recente sempre più raramente, con sempre maggiore difficoltà, Leonardo Sciascia aveva rilasciato. Le ha raccolte insieme, le ha selezionate Antonio Maria Di Fresco. Leonardo Sciascia se n'è andato in quest'ultimo scorcio dell'89, l'anno che ha celebrato il bicentenario della Rivoluzione francese, un evento che ha dato un nuovo, decisivo corso alla storia. E il legame con la cultura francese era fortissimo per il grande scrittore siciliano. I primi libri in cui mi sono imbattuto erano di francesi. Ne ricordo due che sono state fondamentali nella mia vita. Il dialogo sul commediante di Diderot, Paradosso sul commediante, e I libelli di Paul-Louis Courier. Poi c'è stato I Miserabili, pure molto importante per me. Ma egualmente fortissimo, anzi basilare, fu per Sciascia il rapporto col suo paese natale, Racalmuto. Io credo che i primi 10 anni di vita siano per ogni individuo, per ogni persona, i più importanti, i più formativi.
che si è come si è stati nei primi 10 anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. E specialmente per uno scrittore, direi che uno scrittore è memoria innanzitutto. Ecco, Ragalmuto è importante per me in questo senso. Praticamente è il microcosmo in cui mi sono mosso, in cui ho appreso la lezione della vita, ho appreso a vedere le contraddizioni di ogni esistenza e dell'esistenza intera. Sempre lucidissimo, Sciascia aveva avvertito da tempo che anche il peso degli anni avrebbe potuto influire sulla sua attività di scrittore. Beh, ho in mente di scriverne tanti, ma non c'è tempo. Si ha sempre meno tempo ormai. Testimonianza dal vivo è una testimonianza che ci sembra particolarmente significativa, è quella di Maurilio Catalano, che è pittore gallerista. Perché ci sembra significativa? Leonardo Sciascia aveva scelto di trascorrere negli ultimi 10 anni nella sua galleria Arte al Borgo tutti i pomeriggi, possiamo dire almeno 2 ore. Ecco, perché Catalano questa scelta? Una consuetudine che si agganciava a una motivazione precisa, credo. Sì, lui veniva intorno alle 17, alle 5, e lì riceveva i suoi amici, si chiacchierava dei fatti del giorno, degli avvenimenti giornalieri, si parlava anche di cucina, si parlava di tutto, e spesso lui raccontava degli aneddoti. Mi ricordo la sua risata quando qualcosa era più comica, diciamo, più ironica dell'altra. E quindi ricreava un'atmosfera, sì, dicevi, un'atmosfera precisa. Sì, un'atmosfera precisa, quasi a significare il circolo del paese, no? Dove il pomeriggio ci si riuniva per parlare dei fatti del giorno. E quindi le persone che venivano in galleria erano sempre le stesse persone? Era un gruppo ben identificato? Sì, c'era un gruppo, diciamo, fisso, ben identificato, fatto dall'avvocato Perna, dal giudice Nasca, dal poeta Vilardo, e poi c'erano gli occasionali, io li chiamavo, cioè quelli che venivano da fuori e lo venivano a trovare. Quindi un grande movimento di pensiero intorno a lui, perché tutti gli intellettuali che venivano da fuori poi facevano riferimento alla galleria ad Arte al Borgo. E spesso io dal vivo potevo assistere con grande piacere a un dibattito vivo, vero, che nasceva di momento in momento, secondo la notizia. Ecco, Maurilio, al di là dello scrittore, del personaggio pubblico che tutti conosciamo e abbiamo amato e ammirato, l'uomo Sciascia com'era? Ma l'uomo Sciascia era Maurilio, andiamo a fare la spesa perché amava il pesce fresco, e allora andavamo al borgo e andavamo a comprare il pesce o la frutta o quello che capitava che lui necessitava, oppure spesso nel periodo giusto, andavamo nella mia villetta di campagna a raccogliere gli asparagi che lui amava molto perché gli piacevano. Quindi un uomo attento alle piccole cose della vita quotidiana. Era un uomo attento a tutto, amava anche le piccole cose. Come vuoi ricordarlo? Io lo vorrei ricordare sempre con quella sua famosa e bellissima risata che aveva quando era raramente allegro. Con questa testimonianza di Maurilio Catalano si conclude quest'ampia pagina dedicata. Fra i modi con cui si può tentare di capire cosa perda il nostro paese, e non solo la nostra letteratura, con la scomparsa di Sciascia, uno è forse quello di ricordare il frequente ricorso al suo intervento, alla sua analisi. In tante circostanze spesso drammatiche della nostra storia recente, una strage del terrorismo, una della mafia, pareva quasi naturale chiedersi quale fosse il parere di Sciascia, come se la società, davanti a fatti che non riusciva a spiegarsi e che testimoniavano i suoi limiti, a volte anche il suo smarrimento, la sua impotenza, sentisse il bisogno di rivolgersi non soltanto a uno dei suoi maggiori scrittori contemporanei, ma a qualcosa di più, a una figura autorevole ed esemplare, insomma a un punto di riferimento. Perché questo Sciascia negli anni era diventato, con i suoi romanzi, i suoi racconti, i suoi saggi, le sue denunce, il suo lavoro politico, le sue polemiche, i suoi interventi giornalistici. E non era sempre necessario sollecitarli. Spesso era Sciascia ad aprire discussioni e dibattiti, aggredendo tante nostre pigrizie e facendoci riflettere, ad esempio, su certe contraddizioni del potere e della giustizia, che lui vedeva, assieme agli altri motivi del suo lavoro, dal piccolo, lontano osservatorio della sua Sicilia.
Sicilia. La Sicilia dove è morto questa mattina all'età di 68 anni dopo una breve malattia. In queste ore nella sua casa palermitana giungono i messaggi di cordoglio di tutte le figure più rappresentative della scena pubblica italiana, da quella istituzionale e politica a quella culturale. Vediamo i nostri servizi. La casa palermitana dove stamane verso le 7.30 si è spento Leonardo Sciascia è diventata subito meta di un mesto pellegrinaggio. Fra le mura di questa casa, stracolma di libri e di quadri, il grande scrittore ha vissuto gli ultimi mesi di vita, afflitto da un fatale tumore al sangue e da un successivo appannamento della vista. Nonostante tutto, ha portato a compimento un romanzo, una storia semplice che sta per uscire in libreria. Nato l'8 gennaio 1921 a Racalmuto, un piccolo centro dell'Agrigentino, qui sarà sepolto dopodomani. In paese intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Con Sciascia scompare non soltanto un grande scrittore, ma un giornalista brillante, un polemista acceso, un uomo di tenace concetto, come quel Fra Diego Lamattina, protagonista della morte dell'inquisitore, uno dei suoi romanzi più amati. Il suo debutto letterario risale al 1955, con Le parrocchie di Regalpietra. Da allora romanzi come Il giorno della civetta, Todomodo, L'affermoro, impongono Sciascia sulla scena europea non soltanto come fine letterato, ma anche come un maître à penser sempre attento ai fatti della realtà. Come molti altri grandi scrittori, di Leonardo Sciascia si può dire che abbia scritto un unico libro. Tale è la continuità tematica e ideale, da Le parrocchie di Regalpietra e Gli zii di Sicilia alle opere più recenti come 1912+1, Porte aperte, Il cavaliere e la morte e l'ultimo, uscito proprio in questi giorni, Una storia semplice. In tutti gli scritti che compongono quest'unico libro, l'autore siciliano ha affrontato, come affermava lui stesso, una materia saggistica che assume i modi del racconto. La materia trattata è una sola: la connivenza tra la cecità e la vocazione burocratica delle istituzioni e l'umana debolezza. Il campione privilegiato della vita nazionale è la Sicilia e la mentalità mafiosa dentro di essa. La mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei, della terribile età. La mafia si combatte col diritto. Vetta è a ciascuno il suo. Con il suo diretto impegno politico, sono gli anni del terrorismo, come deputato nazionale ed europeo nelle file del Partito Radicale, Sciascia imprime alla propria ricerca una svolta decisiva. Il volume L'affare Moro ne è una precisa testimonianza. Abbandonata la militanza in seno ad un partito e con l'accentuarsi del proprio inestinguibile pessimismo, la sua scrittura si ripiega su una narrativa sempre più distante dalla dura, ostile quotidianità. Ma ciò che unisce il presente e il passato resta per lui la Sicilia, una categoria dello spirito nel filo continuo della memoria. Con Leonardo Sciascia scompare un protagonista importante della vicenda letteraria italiana del Novecento, una figura indimenticabile per il suo magistero intellettuale e per la sua nobile, appassionata battaglia civile. Roberto Calasso, direttore editoriale di Adelphi. Per una strana coincidenza, proprio oggi è uscita in libreria l'ultima opera di Leonardo Sciascia. Sì, che si chiama Una storia semplice. Una storia semplice, è un caso terribile in un certo senso ed è un caso che in qualche modo appartiene, credo, all'opera. Giuri protagonisti della letteratura italiana contemporanea che ha unito l'impegno civile a una straordinaria creatività. Quando era appena uscito l'alfabeto pirandelliano mi chiama e con quella sobrietà che era una delle sue grandi virtù mi dice: beh, questo libro mi piace molto, vorrei che il mio nuovo romanzo, vorrei vederlo nella stessa collana. Ma potrei dire una cosa che è molto rara, cioè che c'era una corrispondenza straordinaria tra lo stile della persona e lo stile dello scrittore. Era una... quella sobrietà che l'ho detto prima era un po' una sua regola e credo che fosse una regola etica e estetica insieme. È una regola che lo spingeva a non dire mai una parola di più di quello che si può dire e però nello stesso tempo lo obbligava a non fermarsi davanti a nessuna parola che si deve dire. Quindi è un uomo senza compromessi, un uomo... da questo punto di vista apprezzabile, proprio perché diceva quello che pensava, rischiando anche il proprio. È un uomo talmente proprio. Senza compromessi che poteva capire
quel compromesso perenne che la vita, come pochi. Come è stato ricordato poco fa, il cinema italiano si è spesso ispirato a storie di Sciascia con film che hanno avuto a volte un grandissimo successo, come ad esempio Il giorno della civetta. Per ricordare Sciascia, la Rete 2 stasera alle 20:30 manderà in onda Ciascuno il suo. Diretto con vigore nel 67 da Elio Petri e interpretato assai bene da Gianmaria Volonté, Gabriele Ferzetti, Irene Papas e Salvo Randone, A ciascuno il suo, storia di un paradossale caso giudiziario, resta uno degli incontri più felici fra la letteratura di Sciascia e il nostro cinema. Il film sarà preceduto da una presentazione di Marlisa Trombetta con alcune immagini in anteprima dell'ultima pellicola tratta da un'opera di Sciascia, Porte aperte, per la regia di Gianni Amelio, che sta per uscire sugli schermi italiani. L'anno dopo domani a Racalmuto, suo paese natale. Dalle zolfatare del paese natale, Racalmuto, Leonardo Sciascia aveva imparato a comprendere le origini della sua terra. Lì era nata l'avversione per il fascismo e per tutto quello che fosse retorica e declamazione. Personaggio schivo Sciascia, eppure sempre presente nei momenti più importanti della vita culturale e politica italiana. La Sicilia come metafora del mondo moderno, così sintetizzava la sua opera e il suo pensiero. E dalle parrocchie di Regalpetra, romanzo che lo segnala all'attenzione dei critici, ai più famosi Il giorno della civetta o A ciascuno il suo, quelle pagine documentano realtà mafiose e connivenze politiche. Politico scomodo Leonardo Sciascia. Nel 75 il distacco dal PC, seguito dall'adesione al Partito Radicale e poi le sue clamorose dimissioni da eurodeputato, ma soprattutto il doloroso j'accuse alle istituzioni per non aver voluto liberare Aldo Moro. Scrittore impegnato Leonardo Sciascia, ma il termine lo infastidiva. L'unico impegno che riconosco, diceva, è quello con me stesso, con la mia coscienza. Da allora è stato un osservatore attento del suo tempo, con romanzi come Il giorno della civetta, Ciascuno il suo, Todomodo, L'affer Moro, Porte aperte, Il cavaliere e la morte. Oltre che narratore, Sciascia è stato autore di importanti saggi, come La corda pazza, un giro attorno ai miti e ai riti della sua Sicilia, che considerava come metafora della vita e non solo sua. Formatosi sui libri francesi di Diderot e Hugo, le sue prime letture, Sciascia aveva assunto Racalmuto come l'occhio del mondo, un occhio che ha visto anche per noi. La sua opera è stata lo specchio di un intelletto nitido, inquieto eppure luminoso, desideroso di indagare e comprendere la vicenda dell'uomo, i fatti e la storia del mondo e della sua isola. Così ha scritto il Presidente della Repubblica Cossiga nel messaggio inviato alla famiglia. Messaggi sono stati inviati anche da Presidente della Camera e del Senato, dal Presidente del Consiglio, da ministri, parlamentari, sindacalisti, esponenti del mondo culturale. Leonardo Sciascia era nato a Racalmuto, nell'Agrigentino, paese di zolfatari. E qui, parallelamente ma anche diversamente dalla matrice pirandelliana, aveva capito che la letteratura non è soltanto uno sfogo, ma è un autentico mezzo per rivoluzionare la coscienza. Sin dalle sue prime opere, Le favole della dittatura o Le parrocchie di Regalpetra, la sua visione di scrittore fu per un mondo affrancato dalle ingiustizie. E se via via l'intera sua produzione, da Il Consiglio di Egitto a Todomodo, è stata accolta ovunque come esempio di alto valore civile e morale, ciò vuol dire che la sua metafora siciliana aveva la forza per assumere un valore universale e come tale accolta e giudicata. D'altronde, al di là della Sicilia pirandelliana della corda pazza, i suoi punti di riferimento furono sempre Stendhal per la razionalità e la passione e Voltaire per la razionalità e la storia. Recitazione della controversia liparitana dedicata ad Alexander Dubček negli anni bui della primavera di Praga, l'affare Moro come indagine su uno dei momenti più atroci della nostra storia più recente, il contesto, costituiscono analisi acutissime e profonde sul problema politico e di costume di quest'ultimo scorcio di secolo. Credeva nel potere e nel messaggio della scrittura. E il mondo di Leonardo Sciascia, filtrato sempre da una sottile ironia, era quello dell'utopia del Candido, al quale dedicò un sogno fatto sì in Sicilia, ma che certamente non era soltanto per la Sicilia. Il sogno del diritto. Il giorno della civetta segnò un momento fondamentale nella denuncia di Sciascia alla collusione tra potere e mafia. Il film lo rese più famoso che lo stesso romanzo. Ma Leonardo Sciascia non ebbe mai sete di fama. Il suo fu istinto naturale di scrittore che, perfettamente cosciente, faceva anche sociologia. Da qui anche il suo stile, cronache in forma di saggio, saggistica in forma di racconto. E il suo racconto vincente in questo momento è Il cavaliere e la morte.
L'impegno civile di Sciascia ha avuto come costante la denuncia del fenomeno mafioso. In ogni circostanza, dai libri agli interventi politici, alle dichiarazioni alla stampa, Sciascia ha sempre difeso lo Stato di diritto come unico mezzo per stroncare il rapporto fra criminalità organizzata e potere. Direi che nell'ordine delle cose la mafia in questi ultimi anni ha avuto un incremento, uno sviluppo che direi addirittura sfuggente. Che fu grande amico di Sciascia, legge in controluce in questa dichiarazione esclusiva per il TG1 l'animo del suo conterraneo. Con la scomparsa di Leonardo Sciascia la cultura italiana subisce uno stacco lacerante, una specie di infarto di difficile guarigione. La sua presenza di maestro, testimone e giudice è stata per tutti noi così familiare e necessaria che non si vede come si possa in qualche modo sostituirla. Egli ha attraversato la cronaca e la storia del secolo facendosene coscienza turbata e vigile nello stesso tempo, temperando le ragioni della ragione con le ragioni pascaliane del cuore, il sofisma con la passione, il sentimento tragico della vita con la ricerca quasi religiosa della verità. Come l'eroe condannato del suo ultimo libro, Il Cavaliere alla Morte, egli ha dedicato le sue ultime forze a combattere contro una malattia e contro un mistero. La malattia lo ha vinto, ma sul mistero della morte, ora Leonardo Sciascia, il poliziotto Sciascia, ne sa più di noi. La 12ª ristampa. Dal romanzo è stato tratto anche un film diretto da Damiano Damiani che lanciò una giovanissima Claudia Cardinale accanto a Franco Nero. Tra le altre opere di Leonardo Sciascia, due testi teatrali, L'Onorevole ed i Mafiosi, raccolti in un unico volume. A ciascuno il suo, tradotto in una decina di lingue, Todo Modo e Il Consiglio d'Egitto, un romanzo storico ambientato nella Palermo settecentesca. Schivo, introverso, l'immancabile sigaretta, Sciascia con i suoi libri ha fotografato con lucido pessimismo la realtà di una Sicilia dominata dal pregiudizio. La mafia, una piaga che Sciascia ha combattuto per tutta la vita con la penna, nei libri e dalle colonne del Corriere della Sera. E allora molto timidamente, non per polemizzare, ma così avanzando una domanda, dico, sarà mai possibile risolvere concretamente i problemi italiani e tra questo quello della mafia, tra questi, fino a quando i partiti avranno questa preponderanza nella vita politica del paese, fino a quando il sistema proporzionale presiderà alle elezioni. Ecco, è una domanda che avanzo così. Le condizioni di salute dello scrittore siciliano, già gravi da alcuni mesi, erano peggiorate negli ultimi giorni. Sciascia era costretto a sottoporsi alla dialisi per il completo lavaggio del sangue a causa dell'insufficienza renale che lo affliggeva. Accanto a lui la moglie Maria e le due figlie. Da qualche tempo era costretto a servirsi di un bastone per camminare e lui, che amava viaggiare, si allontanava sempre più raramente dalla sua casa palermitana di Viale Scaduto, dove da stamattina è un continuo via vai di parenti, amici, semplici cittadini. Mercoledì mattina i funerali di Leonardo Sciascia verranno celebrati a Racalmuto, un paese povero tra le zolfare, quelle zolfare di cui parlò Pirandello, il narratore agrigentino al quale Sciascia dedicò un saggio scritto nel 1961. Alla famiglia dello scrittore siciliano sono stati inviati messaggi di cordoglio dai presidenti del Senato Spadolini e della Camera Iotti. Sicilia. Obiettivamente ha saputo condannare con lo stesso vigore la collusione della mafia con la classe politica e la facile demagogia di chi, facendo di tutta un'erba un fascio, finiva per denigrare indiscriminatamente la Sicilia nel suo insieme. Le opere letterarie di Sciascia sono state tradotte e divulgate con successo in una cinquantina di paesi. Fra i romanzi vi è un motivo conduttore ed è l'impotenza dell'essere umano, per quanto coraggioso, per quanto giusto, per quanto onesto possa essere, contro il potere costituito e dominante, il potere politico,
il potere economico, il potere della classe, e quindi vi è sempre una nota di pessimismo nelle opere di Sciascia. Sciascia tornerà domani nel suo paese natale per l'ultimo viaggio, dopo essere morto in quella Palermo della quale aveva tentato di indagare i misteri con ragionato scetticismo. Lutto per la scomparsa di Leonardo Sciascia. Centinaia di messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia nell'abitazione di Via Scaduto a Palermo dall'Italia e dall'estero. Stanotte la salma dello scrittore è stata vegliata dalla moglie, dalle figlie e dagli amici più cari. I funerali domani a mezzogiorno nella chiesa della Madonna del Monte di Racalmuto, sua città d'origine. Poi la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia. A Racalmuto è stato proclamato da ieri il lutto cittadino. Sciascia aveva chiesto nelle sue ultime volontà la minor pubblicità possibile attorno alla sua morte. Un omaggio commosso, molta compostezza, tanto silenzio, gli amici, i familiari. È stato lo stile di vita di Leonardo Sciascia, se ne riconferma la continuità nella morte. Né enfasi né celebrazioni eclatanti, è stato lo scrittore a chiederlo, lui sempre schivo e paradossalmente sommesso anche quando animava il dibattito più vivace o suscitava un confronto polemico di opinioni. E così domani i funerali, per sua volontà, non saranno solenni, anche se la sua Racalmuto si prepara ad accoglierlo con moltissima emozione. Sciascia e le contraddizioni della sua terra e del suo tempo. Sciascia e il suo forte impegno civile di uomo oltre che di scrittore. Qual è stata la sua lezione? Quale patrimonio di idee e di messaggi lascia ai giovani? Ma guardi, una delle cose più importanti della lezione di Sciascia è l'utopia della letteratura, cioè la realizzazione di un'utopia della letteratura creatrice della realtà. Ad esempio Leonardo Sciascia, in uno dei suoi libri principali, Il Consiglio d'Egitto, racconta dell'invenzione della realtà da parte di un abate, un abate che riesce a inventare, prendendo in giro un po' l'intera società siciliana, la realtà. Aveva uno sguardo sulla realtà molto profondo, nel senso che lui indagava. Questa è la cosa che a me colpisce di più, proprio la realtà siciliana, anche connettendola un po' con tutta la situazione italiana in genere, e prospettava anche delle soluzioni. È un modello, il suo insegnamento di obiettività, il coraggio di perseguire le proprie opinioni, ecco. E in particolare l'aspetto che è più significativo è quello, diciamo, che si esprime nel giudizio sulla situazione sociale, sul problema in particolare della mafia. E direi che per quanto riguarda questo aspetto, la posizione di Sciascia, che ha anche provocato negli ultimi anni delle furiose polemiche, soprattutto in relazione all'antimafia, a tutti questi problemi che si sono andati ponendo in quest'ultimo periodo, e devo dire che ha dato senz'altro un contributo estremamente originale riguardo a questo problema. E la cosa che mi ha impressionato di più è stata senz'altro quella definizione della mafia come qualcosa di irredimibile. E l'aspetto che mi ha proprio particolarmente impressionato è questa sorta di scetticismo anche doloroso nei confronti di questa situazione. La sicilitudine, dunque, è la parola che Sciascia stesso inventa e che diventa poi la cifra più autentica del suo raccontare, un raccontare che si dipana fra grandi temi antitetici, verità e dubbio, giustizia e ragion di Stato, libertà e potere, romanzi, racconti, saggi, quasi un unico grande affresco. Sullo sfondo c'è sempre la Sicilia, con le sue contraddizioni e soprattutto con la sua ansia di riscattarsi irrimediabilmente mortificata. Sullo scrittore scomparso vi proponiamo ora due testimonianze significative. Sono quelle di Gesualdo Bufalino e di Roberto Calasso. Che eredità lascia Sciascia alla cultura italiana, alla cultura letteraria italiana? Ma una lezione straordinaria di onestà morale, di impegno, di intelligenza sposata alla passione. Una passione della verità a cui si aggiunge anche un sentimento tragico della vita, un sentimento e una pena del vivere che egli sentiva profondamente in quanto siciliano, in quanto erede di una tradizione di lutto e di
e di morte che è connaturata allo spirito di tutti noi. E la Sicilia, questa Sicilia, metafora del mondo, come la considerava lui? Ma la considerava, così com'è in effetti, una specie di garbuglio inestricabile, un enigma di cui lui, da commissario indagatore, si affannava a cercare di sciogliere le fila. Ha cercato e riuscito probabilmente ad andare più vicino al cuore del mistero Sicilia di quanto abbia fatto chiunque altro. Ora è all'interno del mistero, di un mistero più grande. Professore, l'ultimo libro di Sciascia, anzi il penultimo credo, Il Cavaliere e la Morte, il tema della malattia, lei su questo ha polemizzato con lui, mi pare, o no? Ha polemizzato? No, io volevo soltanto, in occasione di questa sua malattia, condannare in lui una sorta di resa, di compiacimento quasi decadente, come se lui volesse in qualche modo, avendo scritto quel libro, obbedire alla natura profetica del libro, cioè come se lui volesse morire per poter quasi dimostrare di aver profetizzato la propria morte, e gli dicevo quindi di ribellarsi. In realtà aveva ragione lui, non serviva a combattere. Fine, ha detto padre Calogero Locurto, Leonardo Sciascia mi aveva detto che sentiva di essersi avvicinato a Dio. Poco prima delle 14, con un applauso scrosciante, la bara in noce di colore scuro, portata a spalla da alcuni ex allievi del maestro Sciascia, è passata tra due ali di folla. Già alle 9.30 Corso Garibaldi e Piazza Crispi, tappezzata di manifesti funebri, erano affollate. Persone di tutte le età parlavano della mattinata che si preparava e della cerimonia. Parlavano di Sciascia, di ricordi antichi e di come il maestro, era così che veniva chiamato Sciascia in paese, era sempre cordiale con tutti, ma che preferiva vivere nella sua casa di campagna, in Contrada Noce, dove Sciascia creò le sue più grandi opere. Anche l'ultima illusione, la morte apparente, incubo e speranza, inquietudine e rassegnazione è caduta. Sono passate 48 ore dall'ultimo respiro e adesso Leonardo Sciascia può lasciare per sempre la sua dimora cittadina. Mancano un paio di minuti alle 9.30, la salma dello scrittore, composta in una semplice bara di mogano, anche questa sua volontà è stata rispettata, varca il portone 10B di Viale Scaduto. A precedere il feretro c'è il gonfalone del comune di Palermo. La città rende in forma solenne l'ultimo tributo ad un uomo che adesso la svuota di sé, di una presenza che tanto ha contribuito a fortificarla in intelligenza e moralità. Accanto alla moglie del grande maestro, la signora Maria Andronico, le figlie Laura ed Anna Maria, i due generi, i quattro nipotini Fabrizio, Michele, Vito ed Angela. La saggezza e il coraggio che hanno imparato da chi adesso salutano riescono a mitigare la tristezza nei loro occhi. Del piccolo corteo che seguendo il feretro disegna un semicerchio incorniciato dalle palme di Villa Sperlinga fanno parte il regista Francesco Rosi, il pittore Bruno Caruso, lo scrittore Roberto Calasso, Domenico Porzio, direttore editoriale della Mondadori e poi una fitta schiera di politici. Con le autorità cittadine sfilano anche i senatori Boato, Verde, Spadaccia e Corleone, radicali, il deputato Emma Bonino. C'è anche la vedova Terranova e l'ex presidente della Commissione regionale antimafia, Angelo Ganazzoli. Anche Carla Fracci ha voluto idealmente offrire allo scrittore una dolce carezza, un cuscino di fiori che porta il nome della grande artista. Sono le 9.45, gli ultimi attimi di Sciascia a Palermo, prima di tornare nella sua Racalmuto. Viale Piemonte è bloccata, ma neanche un clacson rompe il silenzio. L'auto parte con la sua coda di lacrime e la gente si disegna sul viso una croce. È un addio e un grazie. Leonardo Sciascia nel paese natale, Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove sono nati i personaggi di tante sue storie. Vediamo il servizio di Bianca Cordaro. Ecco.
Un saluto pieno di emozione, un distacco senza conforto. Racalmuto si è stretta intorno a Leonardo Sciascia in un ultimo grande abbraccio corale. Sciascia aveva chiesto funerali semplici, come semplice e rigoroso era stato il suo stile di vita. Invece sono stati funerali solenni. Nella chiesa della Madonna del Monte, accanto ai familiari, c'erano gli amici ai quali lo aveva legato una lunghissima consuetudine. La gente semplice, ispiratrice di tante sue storie universali, ma c'erano anche politici e intellettuali. Il segretario nazionale socialista Craxi, i ministri Mannino e Mattarella, gli scrittori Bufalino e Consolo, il regista Rosi. Il vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro, ha ricordato la forte tensione morale e civile dell'uomo, sempre attento, ha sottolineato, ai valori dell'innocenza. Leggeva spesso il Vangelo, ha aggiunto, e in esso trovava una regola. Dunque il grande enigma della vita e della morte, quell'enigma che era stato tema centrale della sua opera e della sua esistenza. Adesso Leonardo Sciascia riposa nel piccolo cimitero di Racalmuto in una cappella di amici. Poi tornerà alla terra, come ha chiesto. Solo una lapide, il recupero definitivo delle radici. Ancora una volta Sciascia è la sua Sicilia, quella Sicilia che non voleva più mortificata e che fino alla fine gli è invece apparsa così carica di dolore e di contraddizioni. Uomini di cultura, politici, la gente di Sicilia ai funerali di Leonardo Sciascia. Il vescovo di Agrigento ha ricordato nell'omelia la tensione morale e civile dello scrittore. Morte, quell'enigma che era stato uno dei temi centrali della sua opera e della sua esistenza. Leonardo Sciascia riposa adesso nel piccolo cimitero di Racalmuto, in una cappella di amici, ma poi tornerà alla terra come ha chiesto, una semplice lapide, il recupero definitivo delle radici. Ancora una volta Sciascia è la Sicilia, quella Sicilia, osservatorio tormentato, laboratorio di idee, dalla quale aveva rivolto il suo sguardo sul mondo, quella Sicilia attraverso la quale l'attenzione del mondo era giunta fino a lui. Italia a Racalmuto per l'ultimo addio a Sciascia, suo paese natale. Ai suoi funerali ha partecipato una folla commossa, non solo parenti e amici più stretti, ma anche numerosi dirigenti politici, intellettuali ed artisti. Vediamo questo servizio dal nostro inviato Bianca Cordaro. Pieno di emozione, un distacco senza conforto. Racalmuto si è stretta intorno a Leonardo Sciascia in un ultimo grande abbraccio corale. Sciascia aveva chiesto funerali semplici, come semplice e rigoroso era stato il suo stile di vita. Invece sono stati funerali solenni. Nella chiesa della Madonna del Monte, accanto ai familiari, c'erano gli amici ai quali lo aveva legato una lunghissima consuetudine, la gente semplice e ispiratrice di tante sue storie universali, ma c'erano anche politici e intellettuali. Il segretario nazionale socialista Craxi, i ministri Mannino e Mattarella, i presidenti della regione e dell'assemblea Nicolosi e Lauricella, il segretario regionale comunista Folena ed ancora scrittori, editori, registi. Il vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro, ha ricordato la forte tensione morale e civile dell'uomo, sempre attento, ha sottolineato, ai valori dell'innocenza, appassionato alla causa dell'uomo e di Dio. Leggeva spesso i Vangeli, ha aggiunto Monsignor Ferraro, e in essi trovava una regola. Dunque il grande enigma della vita e della morte, quell'enigma che era stato uno dei temi centrali della sua opera e della sua esistenza. E del resto Sciascia era solito dire: tutte le volte che affermo di essere ateo, in quel momento stesso comincio a dubitare. La messa è stata celebrata con il calice prezioso che alla chiesa del Monte lo scrittore qualche mese fa aveva donato. Sciascia riposa adesso nel piccolo cimitero di Racalmuto, in una cappella di amici. Poi tornerà alla terra, come ha chiesto. Solo una lapide, il recupero definitivo delle radici. Ancora una volta Sciascia è la sua Sicilia, quella Sicilia che con la sua scomparsa è adesso più povera e sola. Viene meno infatti un riferimento alto per le coscienze, si spegne una voce autenticamente libera. Sciascia era un uomo che amava la verità in primo luogo, la ricercava e la scriveva, ed era una coscienza libera che aveva soprattutto, che avversava soprattutto i fanatismi e l'intolleranza. L'ultimo omaggio a questo grande siciliano, a questo grande italiano, a questo grande testimone della coscienza civile e morale del paese. Un uomo tutto d'un pezzo, un grande italiano e un uomo che merita un riconoscimento universale al di là dei confini, al di là delle
della sua terra. Un episodio particolare, lei... Episodio particolare, questa sua immobilità e fermezza, questo suo ammiccare, piccoli gesti dalla faccia esprimevano già il suo pensiero, tu capivi cosa pensava lui, cosa voleva dire, un uomo straordinario. È un grande scrittore, una persona che ho amato molto. Lei ha un episodio particolare da raccontare? Mi ha stupefatto come è riuscito a scrivere questo ultimo libro nelle condizioni di malattia grave in cui era, la velocità e la forza. Senta, lui parlava mai della morte? Parlava di tutto, certamente parlava anche di quello. Ci mancherà con Sciascia un riferimento estremamente importante, un riferimento per le nostre coscienze. Sciascia è stata la coscienza critica della società civile di questo paese. Senta, il suo rapporto con il testo dal quale lei ha tratto il film, lei lo avrà approfondito, è ancora un libro che ha validità oggi? Ma vede... Il contesto? Il cadavere. Il semplice fatto che sono 15 anni che sulle prime pagine dei giornali si vede ripetere questo titolo, Cadaveri eccellenti, a proposito di tutto quello che accade nel paese, nella vita, nelle degenerazioni, diciamo, della vita civile e della vita politica del paese, sta a dimostrare l'attualità, la grande attualità di questo libro dal quale io trassi il film. Questa è la prima scortesia che Leonardo Sciascia ha fatto, di precedermi sulla strada del buio, perché tutte le altre volte mi cedeva il passo quando dovevamo attraversare una soglia con la scusa che io ero più vecchio di 3 mesi. Cosa pensa di queste cose che sono state dette in chiesa che riguardano il suo rapporto con la fede? Ma veda che lui avesse un'anima pascaliana oltre che un'anima diderottiana, questa era una cosa che mi era nota attraverso 1000 conversazioni. E d'altra parte il gioco fra mistero e verità è tale che non si può frugare troppo addentro nell'animo di un uomo. Ma la religione di Sciascia rimane il dubbio o no? Rimane certamente un grande forse, un grande punto interrogativo dinanzi alla porta del mistero. Müller, l'editore Einaudi, Vincenzo Consolo e Gesualdo Bufalino, scrittori molto cari al siciliano Sciascia e molti altri. La cerimonia funebre è stata intensa e senza fronzoli. Il vescovo ha evidenziato la figura di Sciascia benedicendo commosso la bara in noce. L'unico desiderio non esaudito dello scrittore da calmutese è stato quello di avere un funerale per pochi intimi e senza clamori, ma non c'è stato nulla di tutto questo. Giornalisti, telecamere e qualche spintone di troppo hanno dato maggiore risonanza ad una cerimonia funebre che Sciascia avrebbe voluto priva di luci. E adesso sentiamo una breve dichiarazione dell'onorevole Bettino Craxi. Chi lo vuole ricordare lo deve ricordare come un uomo che amava la verità. Lascia un grande vuoto. Che la cercava, la verità, e la scriveva mirabilmente. Cogliere le migliaia di persone giunte dalla Sicilia e da tutta Italia. Quando è arrivata la bara, portata a braccia dagli ex allievi della scuola elementare dove Sciascia aveva insegnato, la commozione della folla si è sciolta in un interminabile applauso. Un applauso a chi di quella gente aveva saputo parlare, comprendendone le radici e riscattandone i valori umani. Tra i presenti il ministro della pubblica istruzione Mattarella, il segretario del Partito Socialista Craxi e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. L'attenzione civile e morale di Sciascia, grande scrittore del nostro tempo, è stata ricordata nell'omelia dal vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro. Gesualdo Bufalino, lo scrittore siciliano che Sciascia aveva scoperto, ha detto di aver perso un amico, un fratello, un padre. E così lo ricorderanno gli altri protagonisti della cultura italiana, di cui Leonardo Sciascia fu lucido e appassionato interprete.